per il cantautore cilentano Martino Adriani che presenta Lampadina. Il brano è uscito pochi giorni fa accompagnato da un videoclip e arriva dopo Rospo, che ha anticipato la release del 2 dicembre scorso dell'album Occhi e dopo Tancherapi. Adriani parla di Lampadina come di una canzone che esprime un sentimento di rancore ma nello stesso tempo di rivalsa nei confronti di lei, che pareva essere la ragazza dei sogni ma che poi si è rivelata un grande abbaglio. Quando a posteriori, afferma il cantautore, ci rendiamo conto che la perdita di un amore può trasformarsi in una grande liberazione. Il brano sta già riscuotendo grande successo e sta facendo registrare molti consensi da parte del pubblico sul web e non solo. Occhi è il terzo album di inediti dell'artista cilentano ed è disponibile sia in digitale che in formato CD. Un album che Adriani ama definire cinematografico, in cui spiega ogni canzone ha un'ambientazione e uno stile di produzione del tutto proprio e differente dagli altri brani. Non riesco a classificare il genere, c'è una sensibilità pop ma è sfumata di qua e di là da colori dissonanti e psichedelici. Nessuna overproduzione, ma un lavoro dosato, a tratti minimali, che prova ad abbracciare orizzonti non proprio convenzionali. Il tutto è legato da una scrittura che si lascia ispirare dalla potenza di sguardi magnetici e intriganti, teneri e dolci, cupi e bugiardi, afferma l'autore. La produzione artistica è firmata da Emanuele Fusaroli e Michele Guberti. Dal 28 gennaio Martino Adriani sarà anche in tour con diverse tappe in tutta Italia per presentare le sue canzoni e anche in provincia di Salerno. Il 17 febbraio sarà infatti in concerto a Vallo della Lucania, mentre il giorno seguente, il 18 febbraio, sarà a Cava dei Tirreni.